Sei il cuoco che vi prepara una bistecca alla Bismarck? Come una bistecca alla... alla Bismarck. Alla Bismarck. E come fa? Una fetta di manzo, alto due dita. Ah. Cotta a fuoco lento. Con due uova sotto. Ah. E poi la ricchezza ci obbliga a vivere come vogliono gli altri. Voi, per esempio, voi siete liberi di fare quello che volete. No, volete uscire in maniche di camicia? E ci uscite. Volete fare una capriola? E la fate. Perché voi le capriole non le potete fare. No, io no. Io no. E poi quante altre cose non posso fare? Darò! Darò! Darò un milione a chiunque farà un gesto generoso e spontaneo verso di me! Un giornale, per me. Grazie. Darà un milione, hai visto? Un milione. Ah, un milione. Le Corriere du Sud. La strana avventura di un milione. Non vi vergognate che delle elemosina così giovane. Povero giovane. Tenete. Posso? Ma chi venga, mi aiuti. Come faccio? Non volevo dire, non mi guardi. Chiuderò gli occhi, proverò. Ai. Non mi tocchi. E non mi guardi. E allora me ne vado, arrivederci. No, mi aiuti. Okay, allora facciamo così. Ecco. Grazie. Ecco. Non è Bob quello? Lei scherza sempre. E intanto il cane non lo trovo. Non si perda d'animo, ci sono qua io. Io sono un ragazzo pieno di risorse, glielo ho già detto. Lo ritroveremo. Lei è molto gentile. Sta perdendo il suo tempo per aiutare me. No, anzi, ho trovato un'occupazione. Perché è disoccupato lei? Purtroppo. Ma... non parliamo di tristezze. Vogliamo cercare Bob? Eh sì. Bob! Senta. Se lei è il milionario, questi altri due che cosa sono? E se lo è lei, questi due? E lei? Siete tre in quell'uomo. Oh! Vuoi vedere che quello ci rovina la posizione? Glielo regalo. Ma è vero, sa? Crede? Sì. E anche se è vero, glielo regalo lo stesso a lei. Perché... oh, lei! Lei è... un mascalzone. Va bene, lo so. Va bene, non esageriamo. Alla fine non le ho dato che un bacio. È tornato, signor Gordon. Buonasera, comandante. Venivo appunto da lei. Partiamo. Bene. E dove andiamo? Dove andiamo? Dove vuole lei? Sì, vada. Va bene. Ma è lei? Sì, sono io. Mi permetto di farlo osservare che sua zia e i suoi ospiti sono ancora a terra. Ah, sì? Radio telegrafato che ci resta. Sì, che ci resta. Perché? A credere che valga qualche cosa.